La settimana dell'automobile newyorkese si conferma tra i più importanti eventi automobilistici. Scopriamo insieme tutte le novità dell'International Auto Show. Dal 29 marzo al 7 aprile 2013, come ogni anno, torna al Salone dell'Auto di New York, l'evento automobilistico americano che si posiziona strategicamente fra Ginevra e il Salone di Shanghai. Giunto alla sua 113esima edizione, il New York International Auto Show ha portato tante novità, soprattutto di modelli americani. Just met a boy when he could become my little problem, 'cause he looked like he modeling clothes in Dublin, so I think that he getting that green goblin. Tra le anteprime mondiali attese hanno avuto notevole interesse la Jeep Cherokee e la Range Rover Sport, e gli stand più visitati sono stati quelli della Cadillac CTS e dell'inedita Audi A3. Tra le tante novità che hanno stimolato la curiosità dei visitatori sono state le supercar italiane, e a farla da padrona è stato lo stand Lamborghini. Molto elegante e di grande impatto lo stand Fiat, che ha messo in risalto le due auto di punta per il mercato americano, quali la Fiat 500 e 500M. I'm running through the world like a running back, yeah. Scarface world's my running back, yeah. 30,000 people in here on me, 80,000 people in London, Wembley, 90,000 people in Morocco, and I'm just getting warmed up, Bobo. Catch me with red one in Stockholm, Beirut Cafe, get my drink on, while all the pretty women hit the hookah, yeah. All of them sweet, I suga, suga. Dale di fruta, dale di fruta. They can't, they won't, they never will. Stop the party. All'interno del salone è stata decretata la vincitrice della miglior auto del 2013, che in questa edizione ha visto candidate la Mercedes classe A, il duo Porsche Boxster Cayman, la Subaru BRZ, la Toyota GT86 e la vincente Volkswagen Golf.